Dal 20 a oggi ci sono 4-5 giorni, vi si chiama, vi si dice la soluzione, e ancora la soluzione non sa a mano a noi, ma non che noi si deve avere in mano, i nostri cittadini, i cittadini sul piano devono avere, i ragazzi vogliono sapere in dove vanno questi genitori, i nostri ragazzi, non possiamo utilizzare un centro commerciale. A chiedere risposte in merito al futuro degli studenti del plesso vecchio della scuola elementare di Subiano, chiusa 10 giorni dalla conclusione delle lezioni a seguito di controlli che ne avevano evidenziato carenze strutturali, è la minoranza in consiglio comunale. Nell'ultimo incontro con i genitori, il sindaco Antonio De Bari aveva confermato che a settembre sarebbe stato tutto pronto per gli studenti. Il primo cittadino aveva inoltre confermato la disponibilità della proprietà a concedere in affitto all'amministrazione comunale i locali presenti nel centro commerciale Janus, collocato davanti al polo scolastico. Il primo cittadino aveva aggiunto anche che al vaglio dei tecnici competenti c'erano anche altre possibilità. Noi diciamo questo, che è l'ora di finirla, di fare i giochettini. Noi vogliamo sapere in dove vanno questi ragazzi. Io spero che in questo centro commerciale non sicuro, perché dicono che l'adeguano, l'adegua il proprietario o la società che è proprietaria di questo centro commerciale, ma adeguarla e poi prendere un affitto, e penso che non ci sia il sistema, perché c'è da fare un cambio d'uso. E se l'affitto la costa 1.000, dopo l'adeguato costerà 3.000 o 4.000. E non vorrei che dopo ci fosse qualcosa che non va bene. E loro hanno delle strutture, che hanno strutture sismiche. No, la Proloco. La Proloco è l'ultimo passaggio, perché c'è anche la struttura lassù. Però c'è delle strutture sismiche che è stato fatto con l'audio prima che io venissi via da sindaco. E si può utilizzare, c'è 5-6 aule dentro, tranquillamente, senza spendere nulla. Noi ora abbiamo chiesto un altro consiglio, che ce lo daranno entro agosto, per fare una commissione, per fare una valutazione del plesso vecchio. Nato che ha qualche problema, fatto nel 93, e ora guardiamo che problemi ha questa struttura, perché non possiamo dismettere una struttura così.